ben ritrovati con l'abbruzzo della domenica calcistica della nostra redazione in una giornata in cui le partite che abbiamo seguito, che hanno interessato le formazioni di casa nostra, sono state tre ed è stato un weekend all'insegna della pareggite, senza tema di essere iniziato venerdì sera con il pareggio del Pescara a Frosinone, passando dal pareggio senza rete Lavastese di ieri, pareggio per nel pomeriggio, pareggio per il Teramo poco fa a Castellammare di Stabia, l'unica formazione che si ferma il Giulio Nova, tardi ripassata e sorpassata da Tani. Chi c'è sono Notaresco e Pineto, che avrebbero dovuto fare, ma i casi all'interno della formazione azzurra hanno impedito che si svolgesse questa partita. Ovviamente ne parleremo questa sera fino alle 21, facendo un po' il punto della situazione, vedendo le immagini, sentendo le interviste e magari commentando insieme a voi. Prima di Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao e buonasera a tutti. Prima di venire da te e di vedere le schermate, fatemi fare un ringraziamento al signor Di Leonardo. Voi direte chi è? È un nostro telespettatore, un amico, abbiamo sentito in più di una circostanza anche telefonicamente. Ci ha viaggiato in settimana, è stato un ringraziamento a noi, ma il ringraziamento che lo facciamo assolutamente. Ci devo a ringraziarlo davvero. Vediamo i risultati con la figlio partendo dalla Serie C, è stata una giornata che ha visto Palermo e Catanzaro dall'inizio. Palermo e Catanzaro nel primo match di giornata 1-2, una gara tutta in salsa playoff, poi 1-1 tra Catania e Bari, la Ternana che praticamente quasi festeggia la promozione in Serie B perché non fa altro che vincere, 0-2 anche sul campo del Foggia, 1-0 tra Monopoli e Cavese, 2-0 per la Paganese su una Turris che sembra essersi assolutamente piantata, 0-0 tra Potenza e Virtus Francavilla, 0-0 tra Viterbese e Vibonese, 1-1 come detto tra Juve Stabia e Teramo, tutto nella ripresa. Tra poco vedremo anche le immagini, vantaggio delle Vespe Campane con Gennaro Borrelli, che è stato anche a lungo oggetto del desiderio del diavolo in fase di mercato, e poi pareggio quasi immediato di Pedro Costa Ferreira. Alle 20.30 a Casertana Avellino riposava il Bisceglie. Teramo che peraltro veniva da una settimana nera, perché aveva perso domenica scorsa a Caserta, aveva perso malissimo mercoledì in casa con il Potenza. Insomma, questo è comunque un pareggio in uno scontro diretto in chiave playoff assolutamente rigenerante. Vediamo la classifica, aspettando ovviamente, come detto, il posticipo tra Casertana e Avellino. 62 punti per la Ternana, l'Avellino può accorciare rispetto alle Fere, ma soprattutto può allungare sul Bari, che sale a quota 46 punti, 41 per il Catanzaro, 38 per il Catania, 36 per il Foggia, 35 per il Teramo, 34 per la Juve Stabia, 33 punti per Casertana e Palermo, 30 punti per la Virtus Francavilla, 29 per la Viterbese, 28 per la Torres, 27 per il Monopoli, 23 per la Vibonese, 22 per la Paganese, 21 per il Potenza, 20 per il Bisceglie e 16 per la Cavese. Prima di andare a vedere le immagini della gara, le azioni salienti di Juve Stabia Teramo, facciamo il punto anche in Serie D. Così poi non ci torneremo nella seconda parte, vi faremo vedere i servizi delle partite. Campobasso Aprilia 1-0, Castelfidardo Montegiorgio 3-0, Castelnuovo Fiuggi 2-2, Cinzia Albalonga Recanatese 4-2, peraltro oggi in casa Recanatese era il giorno dell'esordio di Giovanni Pagliari, che in settimana ha preso il posto di Federico Giampaolo, ma è andata male anche a Pagliari perché ha perso 4-2, come vedete, a Genzano di Roma.
Matese Olimpia Agnonese 2-0, Tolentino Atletico Porto Sant'Elpidio 4-0, Vastese Rieti giocata ieri 0-0, Vasto Gerardi Giulianova 3-1, l'unica partita rinviata, come vedete, sarebbe stato lo scontro tutto abruzzese tra Notaresco e Pineto. Vediamo la classifica ricordandovi che mercoledì ci sarà il turno infrasettimanale di campionato, che ovviamente noi saremo in onda, che con ogni probabilità, anzi certamente, non si giocherà la gara tra Pineto e Castelnuovo perché permangono i casi all'interno della formazione biancazzurra. Ovviamente si attende, non so se c'è già l'ufficialità, ma l'ufficiosità. Però ci sarà un altro scontro tutto abruzzese, quello del Fadini tra Giulianova e Vastese. Peraltro sarà anche il ritorno di Fulvio D'Adderio al Fadini. Ma andiamo con ordine, leggiamo la classifica. 36 punti per il Campobasso, 34 per il Castelnuovo, 32 per il Notaresco, 28 per Castelfidardo e Cinzia Albalonga, 27 per il Vasto Girardi, 26 per il Rieti, 25 per la Vastese, 22 per la Recanatese, 21 per il Tolentino e la Priglia, 20 punti per il Monte Giorgio, 19 per il Fiuggi, 17 per Pineto e Matese, 9 per il Giulianova, 3 per Atletico Porto Sant'Elpidio e Agnonese. Noi lo facciamo vedere sempre, ma guardate quanti asterischi, non sono tutti, lo dico per oltre un tot numero di asterischi il software si ferma. Sono tantissimi i recuperi da fare, sono tantissimi, la Serie D ci sta provando anche durante la settimana, ma non è semplice, non è semplice. Non so se abbiamo, per questa prima parte, che ovviamente sarà più lunga perché le partite in Serie D sono di meno, abbiamo in collegamento la nostra Ania Cantagalli per analizzare, eccola qua, ciao Ania. Ciao, buonasera a voi. Per analizzare la gara che si è appena conclusa. Intanto, sì, caro Roberto, questa sera diciamo che sono abbastanza soddisfatto. Dicevamo, mentre scorrono le immagini, raccontaci un po' che partita è stata tra Juve Stabia e Teramo. C'era un po' di timore, soprattutto per il contraccolpo di mercoledì, della sconfitta nettissima contro il Potenza da parte del Teramo, invece si è vista una squadra coriacea. Sì, dal punto di vista dell'atteggiamento credo che sia stata una buona gara quella del Teramo, un po' una risposta che chiedeva Paci alla prestazione di mercoledì scorso per l'appunto, o comunque ai due KO di fila che sono arrivati in settimana prima di questo pareggio. Il Teramo è partito bene, c'è stato un buon primo quarto d'ora, ci ha provato soprattutto la distanza, questo di Arrigoni è un po' l'emblema del primo quarto d'ora del Teramo, che ci ha provato soprattutto da fuori area. Arrigoni magari ha provato a imitare anche il gol dell'andata decisivo al Bonolis, però questa volta non ha avuto fortuna il capitano del Teramo. Questa è l'azione migliore costruita dal Teramo in questo primo quarto d'ora, palla Ilari e poi a Bombaggio e col mancino ha impegnato Russo, che in allungo comunque è riuscito ad allontanare il pallone. Anche Costa Ferreira ha avuto una buona occasione, questa sempre dal limite dell'area, non inquadrando però lo specchio della porta. E qui invece Caldore mette il cross in mezzo per Borrelli, primo tiro nello specchio della porta, questo qui della Juve Stabia con Lewandowski che comunque si è fatto trovare pronto. Dopo il primo quarto d'ora la Juve Stabia si è fatta preferire dal punto di vista del possesso, lo stesso Borrelli, attaccante di proprietà del Pescara, ha avuto un paio di occasioni potenziali, questa è una di quelle due occasioni, fermato in questo caso sulla linea del fuorigioco in posizione di offside, ne avrà anche un'altra simile, fermato sempre per offside. E poi la ripresa inizia subito con una serie di azioni, questa uscita molto bella a chiusura dello specchio di Lewandowski su Scaccabarozzi, questo tiro altrettanto bello di Bombaggi dal limite dell'area che però non ha trovato la porta difesa da Russo, e poi qui Ripa che ci mette lo zampino per lasciare poi il pallone a Scaccabarozzi, la palla sulla traversa e la ribattuta in rete di Borrelli per il gol del vantaggio della Juve Stabia. Un gol del vantaggio che però dura pochi minuti, solo 7, perché Bombaggi qui è bravo a lottare contro due avversari, la difesa della Juve Stabia diciamo non è stata altrettanto brava a liberare, però Costa Ferreira fa quello che molto spesso alcuni giocatori in quella posizione non fanno, ovvero tirare senza pensare, lo fa invece Costa Ferreira per il gol del pareggio del Teramo, è quello che sarà poi anche
il definitivo 1-1. Questo colpo di testa dalle retrovie, questo colpo di testa di Esposito con pallone che arrivava dalle retrovie, mette un po' in apprensione Russo per appunto un possibile autogol da parte della Juve Stabia, un Teramo che dopo il pareggio si fa preferire dal punto di vista del possesso palla. Qui Borrelli non arriva di un soffio a colpire il cross di Berardocco in mezzo, e sarà l'unica vera occasione creata dalla Juve Stabia dopo il pareggio del Teramo. Paci si gioca anche la carta di Francesco, farà pochi cambi a dire la verità, solo due di Francesco e Chiermateng. Di Francesco, che in questa azione ha lasciato la palla per Tentardini, e il cross per Pinzauti, che però di testa non ha trovato lo specchio della porta. Dicevo, dopo il gol del pareggio il Teramo si è fatto preferire, non ci sono state occasioni clamorose a dire la verità, però dal punto di vista dell'atteggiamento comunque sì, c'è stata la reazione chiesta da Paci, secondo me, alla vigilia di questa partita. La nota positiva è aver rispedito al mittente il tentativo di sorpasso della Juve Stabia, la nota negativa è aver rimandato ancora una volta l'appuntamento con la vittoria. In trasferta manca dal 31 ottobre Paganese Teramo, e ormai è passato un girone perché domenica prossima ci sarà Teramo Paganese, e comunque rimangono con questa gara, sono 15 partite e una sola vittoria per il Teramo, quindi questi sono gli aspetti negativi nel punto di oggi, nel pareggio di oggi. Ti faccio rispondere ad un... Allora, intanto non hai complimenti, che te ne stanno arrivando tanti, sei la cosa più bella di Teramo e del Teramo, a te non fai parte del Teramo, possiamo Grazie. Smentirlo, questo senza, no. senza dubbio. Ti faccio rispondere invece al messaggio precedente di un amico da casa che ci scriveva: secondo me due punti persi per come ha giocato il Teramo, eccolo qua, Bombaggi completamente fuori forma. Io non so, su Bombaggi non sono proprio d'accordissimo al 100%. Che sia completamente fuori, cioè oggi ho visto più pimpante probabilmente rispetto alle ultime volte. Poi sui due punti persi si può ragionare. Ti faccio rispondere ad entrambe le sollecitazioni. Ma Bombaggi fuori forma, no, comunque era la terza partita. Non oggi perlomeno. In 7 giorni. Giocata da Bombaggi, no, secondo me il suo lo fa sempre, forse non è stato molto appariscente oggi, ma comunque ha provato anche da parte sua a far qualcosa, e poi rimane uno dei giocatori più tecnici della rosa, quindi è difficile trovare qualcosa da discutere a Bombaggi, almeno nella gara di oggi. Ecco, secondo me due punti persi. Bah, sì, per certi punti di vista può anche darsi, però alla fine credo che il pareggio sia stato il risultato più giusto. Di certo il Teramo aveva bisogno della vittoria e ha bisogno della vittoria per uscire un po' da questo tunnel in cui si è infilato ormai dal KO contro la Ternana, ecco, di pochi successi, solo uno in 15 partite, come ho detto prima, quindi la vittoria è assolutamente necessaria, magari già da domenica prossima contro la Paganese. Io invece da Andrea voglio sapere un commento sul messaggio che abbiamo fatto vedere prima. 7 punti ci hanno scritto Andrea e siamo salvi. Il Teramo è salito a quota 35, a 42 il Teramo è salvo, sì. Sì, queste sono affermazioni che si fanno, che un tifoso fa quando vede che... La mala parata! Sì, assolutamente sì, perché poi io ritengo effettivamente che questa è una grande opportunità persa dal Teramo, perché giocava contro una squadra che era in difficoltà questa sera, aveva tante assenze, e secondo me si è visto che la Juve Stabia aveva diverse assenze. Il Teramo aveva approcciato anche abbastanza bene, poi quasi inspiegabilmente la squadra si è tirata indietro e ha consentito alla Juve Stabia di venire fuori, ma secondo me più per demeriti del Teramo, che ripeto aveva avuto un buon approccio alla partita. Poi quando sembrava che tutto potesse andare a rotoli, come è successo anche nelle ultime partite, cioè nel momento di massima difficoltà, va in svantaggio, subito una pronta reazione con l'uomo che è, comunque sia, è quello che in questa stagione è quello più in grado di determinare, che è Costa Ferreira, che avrà sulla coscienza il gol preso a Caserta, però si sacrifica, gioca anche in difesa, io anche perché lui lì davanti inventa, fa gol,
è l'uomo dell'ultimo passaggio, a Caserta non l'avrei mai tolto e oggi lui ha subito portato la squadra al pareggio facendo una giocata essenziale anche d'opportunismo, seguendo l'azione, raccogliendo quel pallone e tirando con grande rabbia. E poi nel complesso il Teramo ha fatto abbastanza bene, quindi ci possono stare questi due punti persi, perché ancora una volta il Teramo rimanda l'appuntamento con la vittoria, si resta sempre all'interno di quel ciclo di partite ormai molto molto lungo, dove il Teramo ha vinto una sola partita, e la giornata di oggi a conti fatti poteva consentire al Teramo di rosicchiare dal Catania che aveva pareggiato, dal Foggia che aveva perso contro la Ternana, e invece così non è, e ora il Teramo dovrà sperare in una mancata vittoria della Casertana, altrimenti perderà un altro posto in classifica. Però ecco, se stiamo alle parole di Paci di ieri, una reazione c'è stata, voglia, grinta sicuramente, però contro questa Juve Stabia a mio avviso si poteva fare di più e non si doveva permettere alla Juve Stabia di entrare in partita nel primo tempo. Assolutamente. Ania, ti faccio rispondere a questa sollecitazione che ci arriva da casa. Intanto saluto Checco, confermo sì l'essere contento questa sera. Non vorrei essere nei suoi di panni, perché anche la rivalità in famiglia dal punto di vista calcistico di Serie A, quindi non fosse altro che insomma ha anche una rivalità a casa. Povero lui. Ci scrivono, guardando questo Teramo, eccolo qua, grazie ragazzi, si ha ormai la sensazione che il gol non arrivi mai, e da tifoso quasi non te lo aspetti più, brutta sensazione. Hai anche te dal di fuori questa sensazione? Diciamo che quando ci sono delle partite in cui il Teramo fa di più, fa quasi strano, cioè magari ci si entusiasma tra virgolette per dei tiri dalla distanza, per dei cross che arrivano in area, ecco, magari gli attaccanti riescono a giocare in qualche modo, però poi alla fine vai a guardare, sono episodi abbastanza, per non dire sterili, però comunque non sono vere e proprie occasioni da rete. Però nella difficoltà del Teramo di proporsi in avanti, di fare qualcosa, fanno comunque notizia, quindi sì, c'è un po' questa sensazione, cioè questa sorta di, a volte sensazione di impotenza del Teramo di effettivamente di riuscire a creare qualcosa di interessante, e quando fa qualcosa di diverso, anche se è poco, fa un po' notizia, quindi questo è un po', non è secondo me un aspetto molto positivo, ecco. Però le difficoltà purtroppo di segnare sono ormai acclarate, e il Teramo, a meno che non cambierà qualcosa nelle prossime settimane, che magari qualcuno non venga illuminato dall'alto, se le porterà fino alla fine del campionato, ecco, con la mancanza cronica di un attaccante che comunque abbia un feeling particolare con la porta, con una certa difficoltà comunque di creare azioni pericolose dal punto di vista della manovra offensiva, saranno sempre difficoltà con cui il Teramo dovrà fare i conti e cercare di fare del proprio meglio. In gol vanno i centrocampisti, perché Costa Ferreira alla fine è adattato al ruolo di esterno più alto, ma non ha propriamente caratteristiche di esterno offensivo o di mezza punta. Oggi è il quarto gol per lui, Bombaggi 5 gol, Ilari 5 gol, Pinzauti 3, manca insomma quello che ormai si dice da mesi, un vero proprio punto di riferimento, e non solo. Certo, allora due curiosità, cosa ti sei mangiato ieri a me a pranzo? Un panino, devo dire la verità, devo essere onesto, ieri un panino insieme al grandissimo Loris Bennato, al grandissimo Stefano Recanati, il presidente Volà mi urlava in tribuna un pochino, complimenti per la telecronaca, grazie, è stato assolutamente un piacere, ogni tanto va tolta un po' di ruggine, perché insomma per chi come me ha iniziato con tante telecronache, poi smettere di farle non è semplice, poi riprendere l'abbrivio. Tra poco arriveranno Massimo Paci in sala stampa, ci comunica l'ufficio stampa della Teramo Calcio, e anche il difensore Alberto Tentardini. Dunque tra pochissimo ascolteremo anche le voci della sala stampa del Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Andrea, prima di andare da Paci, perché vedo che ancora non è pronto, vediamo la classifica
del campionato di Serie C, perché voglio chiederti, con la classifica davanti, a questo punto che cosa sta diventando questo campionato? Ternana a parte, poi c'è il blocco Avellino-Bari, poi c'è il Catanzaro che si sta cominciando a frastagliare questa quota, e poi c'è il gruppone con Foggia, Teramo, Juve Stabia, Casertana, Palermo. Io la Virtus Francavilla, boh, non so se mettercela, però insomma queste, dal Foggia al Palermo, che probabilmente giocheranno sul filo del punticino. Sì, beh, la Ternana ormai ha vinto il campionato, l'Avellino ha una grande opportunità oggi di dare uno strappo a dispetto del Bari, addirittura per, non dico blindare, ma consolidare il secondo posto. Diciamo che lì nella fascia di squadre tra Catania e Palermo sembra che queste debbano un po' aggiustarsi la griglia, avere il miglior piazzamento possibile per avere il fattore campo nelle prime partite dei playoff. Poi c'è la Virtus Francavilla, che è la prima delle escluse, ma non sembra all'apparenza avere tutta questa forza per rientrare, però volendo, insomma, Virtus Francavilla e la Turris è in netto calo. Virtus Francavilla e Viterbese sono le squadre che potrebbero insidiare il decimo posto ora del Palermo, però francamente mi sembra che il lotto di squadre che farà i playoff si stia delineando, e come hai detto tu, queste squadre dal Catania al Palermo penso che si contenderanno il miglior piazzamento possibile. Sì, direi di sì. Intanto siamo ancora in attesa dell'arrivo di Massimo Pace, allora torno da Aia, anche a te chiedo a questo punto, in vista delle prossime partite, posso chiederti un po' un report veloce degli infortunati e dei possibili recuperi, perché è chiaro che in questo momento ci sarebbe bisogno un po' di tutti. Oggi peraltro è tornato Di Francesco, uno di quei giocatori che ogni tanto riappaiono. Scompaiono e poi riappaiono. Appare e scompare, esatto. Sì, non lo vedevamo, penso, dalla Virtus Francavilla, se non erro. Sì. Due mesi fa. Due o tre mesi fa. Da un po'. Voglio chiederti un po' la situazione relativa agli assenti e probabili recuperi. Perché Ma adesso è importante. Sì, Mugo, da quello che insomma ci dicono, potrebbe recuperare per domenica prossima. Poi Teramo ha la sfida casalinga contro la Paganese domenica prossima, se non ricordo male il turno di riposo, perché avrebbe dovuto giocare contro il Trapani, e poi una nuova gara casalinga contro il Catanzaro. Mugo dovrebbe recuperare per domenica prossima da questo problema collaterale, insomma, che ha avuto nelle scorse due settimane fa. Però poi almeno adesso il problema, il collaterale è un po' delicato, quindi bisognerà vedere anche come risponderà con il ritorno in gruppo il centrocampista del Teramo. Per Biligea Di Matteo invece, da quelli che sono il report sanitario di ieri, i tempi sono un po' più lunghi, perché per Biligea i tempi di recupero sono a quanto pare circa di 15 giorni per questo nuovo problema muscolare accusato contro il Potenza. Invece Di Matteo è stato, devo dire, anche di nuovo molto sfortunato, perché dovrà stare fermo invece per circa un mese e mezzo per un altro problema muscolare, quindi almeno loro per domenica prossima non ci saranno. Di Minelli e Lasic ormai non sappiamo più che fine abbiano fatto. Lasic si trascina dietro questo problema muscolare ormai indefinito da tante settimane, da tanto tempo. Minelli è stato sottoposto a un intervento di pulizia del menisco, se non ricordo male, poteva, in teoria i tempi di recupero erano circa di un mese per tornare in campo, però evidentemente se ancora non è tornato nell'elenco dei convocati, qualche problemino oppure un po' di attesa c'è ancora, però questo, diciamo, è lo stato attualmente del Teramo. Soprano oggi era di nuovo in panchina, l'ematoma al calcagno che ha accusato contro un problema
problema, una contusione al calcagno che gli ha causato anche un ematoma contro il Monopoli, non era completamente riassorbito, altrimenti forse si poteva anche presupporre un ballottaggio oggi tra lui e Diakité, però non era ancora al meglio della condizione, quindi è andato di nuovo in panchina. Credo che domenica prossima potrebbe tornare a essere una delle opzioni per la difesa, non so se titolare o meno, o comunque a lottarsi una paglia con uno tra Diakité e Piacentini. Quindi per domenica prossima dovrebbe tornare a disposizione, salvo sorprese, certamente Mungo, e sarà un'altra scelta che poi Paci dovrà attuare, perché oggi c'era il ballottaggio tra Ilari e Viero di nuovo, che si rinnovava. Paci, che ha rinunciato oggi al minutaggio perché ha giocato Ilari e non Viero, con i soli Piacentini e Santoro under, quindi di fatto non è stato fatto il minutaggio. Ricordiamo che Diakité non concorre per questo conteggio perché non è italiano, e quindi questa rinuncia dell'under oggi con Viero in panchina è preferito Ilari, per l'appunto, per un po' un ritorno all'antica, ecco, al vecchio tra virgolette 4-2-3-1 che è stato rispolverato dopo essere stato riaccantonato, per essere preferito temporaneamente il 4-3-3. Insomma, si vede che Paci sta cercando di trovare il bandolo della matassa dal punto di vista offensivo soprattutto, e sì, secondo me ancora non la trova bene. Assolutamente. Intanto mi informa Marco De Antonis, ufficio stampa della Teramo Calcio, che saluto e che ringrazio, che tra un paio di minuti arriverà Massimo Paci. Noi siamo in stanza, tra poco ve lo faremo anche ascoltare. Intanto giro ad Andrea la considerazione che ci è arrivata da casa, a parte sui risultati che oggi potrebbero aver favorito il Teramo. Andrea, pensate che il Teramo riesca ad effettuare i playoff? Considerando gli ultimi 15 risultati, credo sia più prevedibile avere un Palermo e o Casertana in e il diavolo out. Che ne pensi? Ma al momento sono dentro, queste squadre sono tutte dentro, la Virtus Francavilla è la prima esclusa. Peraltro, insomma, io penso che il Teramo alla fine riesca anche a non scendere all'ultimo gradino dei playoff. Ecco, sarebbe importante avere un piazzamento se proprio non si riesce ad andare oltre. Sappiamo di quell'obiettivo del terzo posto, ma mi sembra che sia ogni giornata che passa sempre più difficile. Sarebbe importante avere un piazzamento che ti permetta al primo turno, se il Teramo dovesse fare il primo turno, di giocare in casa, avendo due risultati su tre a disposizione. Poi io non so, col tipo di campionato che ha fatto il Teramo, incalando, al momento incalando, poi magari il Teramo si riprende e fa un finale in crescendo e rialimenta alcune ambizioni, però col tipo di campionato che sta facendo ora il Teramo, poi non so neanche con quale prospettiva approcciare a dei playoff che poi saranno vinti da una sola squadra su una trentina. Quindi, però, come ho detto anche altre volte, a dispetto di come va una stagione, è molto importante come ci si congeda, perché sai, se c'è un po' di dolce in bocca, il pranzo o la cena, no? Quando la chiudi bene, a volte il dolce ti rimette a posto anche tutto il pasto, quando magari qualcosa non è andato per il verso giusto. Intanto scusami Andrea, perché c'è Alberto Tentardini dalla sala stampa di Calestella Mare di Sabbia, lo ascoltiamo. Per il Teramo, che nel finale ha cercato anche di vincerla questa partita, avete corso insomma fino alla fine? Certo, questa è la cosa che noi possiamo assicurare sempre, quella di mettercela tutta. Siamo riusciti a riprendere una partita non facile contro una squadra forte che giocava bene, e soprattutto siamo stati bravi anche a provare di portare a casa. Ciononostante, penso che sia stata un'ottima prestazione. Buonasera Alberto, benvenuto in diretta. Buonasera. Ben risentito. Io volevo chiederti se alla fine di questo match, che per molti tratti è stato equilibrato, c'è però comunque la sensazione che il Teramo potesse arrivare a vincerla questa partita. La metto velocemente, sono due punti persi, potrebbero essere stati due punti persi? Può darsi, ma secondo me è più un bel punto guadagnato su un campo difficile contro un'ottima squadra,
Come ho detto prima, ci abbiamo provato, soprattutto nel finale. Abbiamo dato prova di carattere, perché non era facile. Arrivavamo da due risultati negativi, compreso quello in casa. Quindi siamo stati bravi a... È una bella prova di carattere, siamo stati bravi a riprenderla e ci abbiamo provato fino alla fine. Ritieni che per tirar fuori questa grande prova di carattere che è emersa con forza dopo il pari, dopo aver subito il gol, bisognava prendere il gol? Io penso che loro il primo tempo abbiano fatto un gran primo tempo, di, oltre che di qualità anche di sostanza, perché attaccavano con molti uomini, correvano molto. Noi siamo stati bravi a tenere botta in quel frangente di partita e poi dopo siamo venuti fuori. Ovviamente noi, come da risultati, ci svegliamo dopo aver preso lo schiaffo. Una cosa può essere negativa, ma può essere anche positiva, perché poi alla fine abbiamo cercato di ribaltare la partita. Purtroppo non ce l'abbiamo fatto, ma sono convinto che la prestazione è stata più che buona. Ecco, Leopardini, al di là del risultato, però ritieni che oggi il Teramo abbia dato segni di ripresa, perché ha avuto un ottimo approccio alla gara, ma soprattutto una squadra che fisicamente ha corso fino alla fine, quindi sul piano atletico? Assolutamente sì, anche perché, come ho detto in precedenza, la parte fisica, la corsa, la voglia di lottare, quella è l'unica cosa che si può mettere per iscritto, si può mettere dall'inizio e si può assicurare, quello è il nostro punto di forza. E siamo stati, da un punto di vista fisico, molto, molto pronti. Una bella partita di intensità, di carattere, e spero, anzi sono quasi, sono sicuro che questo è il Teramo. Alberto, io ti chiedo se questa prova indirettamente è stata anche una risposta di questa squadra dopo il mercoledì da dimenticare. In realtà anche domenica non è che fosse un risultato da ricordare, ma soprattutto mercoledì, ecco, la prova di questa sera è una risposta a quella partita con il Potenza? Certamente, io credo che nel corso di una stagione ci siano dei momenti, nei momenti in cui sbaglio una partita, può capitare, capita anche alle grandi squadre. L'importante è non mollare, la fortuna del calcio è che hai sempre la possibilità di rimetterti in gioco pochi giorni successivi alla brutta figura. Quindi l'unica cosa che si può fare è appunto quella di tenere botta, di andare avanti, continuare a lavorare, e poi i risultati arrivano come le prestazioni. Forse manca la vittoria, magari una vittoria anche sporca potrebbe togliervi qualche perplessità, ammesso che ce ne siano. Certo, quella farebbe comodo. Non riusciamo a... Le vittorie sporche non ci piacciono, noi dobbiamo fare sempre ottime prestazioni. Forse ci manca quel pizzico di malizia in più, non lo so, però l'importante è andare ad analizzare la partita, l'importante è stata la prestazione, un'ottima prestazione contro un'ottima squadra, e io penso che il Teramo sia ripreso alla grande. Grazie. Grazie. Grazie, ciao. Ciao, buona serata. Ok, possiamo rientrare, ovviamente grazie anche al team manager biancorosso Fabio Gatta, che tra poco porterà anche nella sala stampa Massimo Paci, che si sta assedendo proprio in questo momento. Andrea, flash. Esonerato Fabiano, tecnico della Turris, a te. Perfetto. Ascoltiamo Massimo Paci. Cosa esatta se appunto affermiamo che questo è un pareggio che sta un pochino stretto al Teramo, che ha corso fino alla fine, ha reagito allo svantaggio e poi nel finale ha cercato di più la vittoria? Ma è un pareggio. Potevamo far di più, secondo me, dovevamo far di più per vincere la partita, secondo me. È stata una bella partita da parte di tutte e due le squadre. È stato un buon Teramo. Non so se meritavamo di più. Guardo sempre il risultato del campo, il campo ci ha dato che abbiamo pareggiato, e credo che dovevamo fare qualcosa di più per portare a casa la vittoria. Pareggiare a volte è facile, vincere è un po' più complesso, quindi continuiamo, perseveriamo sul lavoro. Buonasera mister, ben rivisto. Allora chiedo al tecnico del Teramo che
ha appena detto dovevamo fare di più. In che cosa, mister, è mancata questa squadra questa sera per portare a casa l'intera posta in palio, che magari ieri sembrava una cosa incredibile, invece questa sera lo aveva nelle corde la squadra, la vittoria. Che cosa è mancata? Ma intanto ieri a me personalmente non sembrava una cosa impossibile, forse all'opinione pubblica, ma a me no, perché questa squadra so che ha nelle corde che poteva venire qua a fare questa partita, quindi ero assolutamente convinto della nostra prestazione. Quando dico che dovevamo fare di più, non nella prestazione, ma vincere è sempre qualcosa di difficile, e quindi quando non vinci qualcosa di più potevi fare. Adesso nelle occasioni non le ho riviste, non so, però parlo proprio a livello di creare più energia per far qualcosa in più, ma a parte questo la squadra ha fatto una grande prestazione. Ma infatti vorrei l'accento più sulla prestazione che sul risultato, nel senso che il risultato è sicuramente un risultato positivo, si poteva anche fare qualcosina in più e forse il Teramo avrebbe anche meritato qualcosa in più. Però la prestazione c'è stata e forse c'è stata una cosa ancora più bella, che è stata la reazione, l'incredibile reazione che abbiamo avuto dopo aver subito immeritatamente il gol loro. Sì, una buona reazione della squadra, bellissima, sono molto contento del secondo tempo che abbiamo fatto, anche del primo, è stata una buona partita, questo deve essere il primo passo verso la nostra rinascita, non che eravamo, però venire da due sconfitte, da un periodo, per me questo è il primo passo, perché sono convinto che questa partita sia una partita che ci possa dar tanto. Adesso abbiamo due partite in casa e dovremmo fare il massimo, insomma. Ecco mister, però mi pare di capire comunque dalle sue parole che ci sia una moderata soddisfazione, forse anche più rabbia per non essere riusciti a strappare l'intera posta, ma le voglio chiedere, un Teramo ritrovato? Rispetto all'ultima partita sì, rispetto alla partita di Castellammare no, avevamo fatto più o meno la stessa prestazione. Oggi abbiamo fatto un'ottima partita, avevamo la squadra al completo in campo. Era una squadra che era un paio di mesi che non riuscivamo a vedere in campo, e quindi il fatto di avere gente esperta in campo comunque fa la differenza in una categoria come questa, e siamo contenti, non abbiamo fatto niente, dobbiamo solamente continuare e avere equilibrio e prendere questo pareggio come il primo passo verso un periodo finale buono, ottimo, che abbiamo nelle corde per poter fare. Ripeto, abbiamo due partite in casa che dobbiamo sfruttare assolutamente, quindi siamo molto concentrati e vogliamo far bene, insomma. Mister, le chiedo, siccome stanno scrivendo, non da oggi, dei tifosi del Teramo che dicono mancano 6-7 punti, poi la salvezza è arrivata. Massimo Paci crede che la salvezza sia un traguardo, come crediamo un po' tutti, un po' riduttivo per questa squadra? Oppure si accontenterebbe di fare in fretta e furia questi 6-7 punti, oppure magari diluirli da qui in avanti? Ma io oggi commento la partita, che abbiamo fatto una grande prestazione, e poi guardo la partita prossima senza fare troppi calcoli, non ha senso, insomma. Dobbiamo cercare di fare il massimo la prossima partita, vincere, perché è un po' che manca la vittoria e questo è il nostro primo obiettivo. Ecco, ritieni che sarà proprio riuscire a centrare una vittoria quello che può anche agevolarne di altre, considerando che effettivamente pesa l'unica vittoria in 15 gare? C'era una squadra un po' più esperta in campo, sì, quello per me è il primo passo, è un passo determinante. Poi certo, questa squadra oggi ha fatto una grande prestazione e la vittoria unita a queste prestazioni può dare il là ad un nuovo periodo esaltante per il Teramo, e io ci credo fortemente. Ripeto, prendiamo questo pareggio come un primo passo verso un periodo importante, perché crediamo tutti che possiamo con questa squadra fare un periodo importante, e proveremo a farlo. Ultimo giro, Giusy, se vuoi fare un'ultima domanda. Sì, se le volevo chiedere, oggi si è rivisto Di Francesco in campo? Sì, è entrato gli ultimi 20 minuti. Come lo ha visto? Ah, è entrato molto bene.
ha avuto anche una palla in cui potevamo, se gestita meglio, potevamo far gol. Sono contento della sua prestazione. Mister, l'ultimissima da parte mia, le chiedo, in alcune sfide, soprattutto playoff, il Teramo almeno in avvio non fa minutaggio, è solo una coincidenza oppure chiaramente il tasso di esperienza in queste sfide conta? No, conta, nel senso che quando possiamo fare da qui alla fine, credo che ragioneremo così, quando possiamo fare minutaggio, faremo minutaggio, quando avremo necessità di non fare minutaggio, non faremo minutaggio, perché comunque le partite sono partite difficili, è un girone difficile e quindi la strategia da qui alla fine è questa. Cercheremo, anche perché la nostra panchina è composta da solo giovani, solo under, quindi cercheremo di fare minutaggio quando è possibile, ma quando possiamo manderemo in campo la squadra che secondo me è la migliore per il momento. Mister, ti sei tolto un peso dopo questo risultato parzialmente positivo? Cioè cominciavi a temere qualcosa che perlomeno un po' si temevano, forse anche un po' la stampa temeva? Cioè, hai ritrovato la tua squadra e sei più tranquillo o no? So che il periodo che abbiamo passato sono successe tante cose, tantissime cose, dal minutaggio alle mille cose che sono successe, quindi sono estremamente sereno nel fare il mio lavoro e estremamente convinto che questa squadra possa far bene, quindi no, non mi sono tolto un peso, sono contento della prestazione dei ragazzi. Io quando si ricevono critiche, io da allenatore non devo dare risposte alla stampa, io devo dare risposte sul campo con le vittorie. Per questo io preferisco stare in silenzio e dare le risposte sul campo, non ho altre necessità. Io il mio lavoro è vincere con la squadra, quindi è quello dove vado con la mia testa, quindi ma ci stanno le critiche della stampa, ma è normale, inevitabile, però io non devo rispondere, io devo rispondere sul campo con le prestazioni e con le vittorie. Grazie mister, che adesso il collegamento si è fatto. Possiamo rientrare? Allora abbiamo sentito Massimo Paci, noi ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo insieme ancora con l'Abruzzo del pallone, tra poco. Allora, eccoci rientrati, ultimi 5 minuti per parlare di Teramo. Ani, abbiamo ascoltato Massimo Paci che ha detto, insomma, all'ultima domanda, quella relativa al minutaggio, ha detto, beh, insomma, quando avremo la possibilità non lo faremo il minutaggio, perché queste sono sfide che contano. Ed è, a mio avviso, anche una ottima lettura, una lettura di buon senso. Sì, quella di oggi è stata un'ulteriore riprova, insomma, di questa linea di pensiero. Ecco, ci sono state anche altre sfide playoff, insomma, da come mi ricordo a memoria, che in cui il minutaggio, per quanto riguarda appunto l'utilizzo di tre giovani under italiani in campo dal primo minuto per 271 minuti totali, questo porta poi lo ricordiamo al minutaggio. Sempre, perché magari qualcuno dice vabbè, c'erano Piacentini, Santoro e Diakité, ma Diakité, essendo straniero, non permette l'accesso alla contribuzione, ecco perché ce ne vogliono tre e che siano italiani, perdonami. Esatto, c'è stata insomma sempre questa coincidenza di rinunciare al minutaggio, quindi di togliere almeno un under, lasciando il più delle volte Diakité, che rimane comunque un classe 2000, quindi giovane, proprio in concomitanza di queste sfide un po' più complicate, un po' più delicate. Questo credo che sia un po' il manifesto dell'equilibrio che deve cercare il Teramo in questo girone di ritorno, da quando appunto la società ha chiesto per stessa ammissione di Paci, se non ricordo male, nel pregara contro il Palermo,
di fare più affidamento sui giovani, ecco. Fare più affidamento sui giovani, però in un momento, in un campionato, in un girone in cui la lotta playoff è così accesa e così serrata, è anche un rischio, perché ai giovani manca ovviamente esperienza. Si possono dare qualcosa in più dal punto di vista della freschezza, del brio, della vitalità, ma manca di contro l'esperienza a cui si affida Paci in determinate occasioni, insomma in determinate gare un po' più complicate come quella di oggi. Il Teramo oggi doveva ricacciare indietro, rispedire al mittente il tentativo di sorpasso della Juve Stabia, almeno questo è riuscito, però come ha anche ammesso Paci in occasione della prima risposta, il Teramo doveva fare qualcosa in più. Eh sì. Andrea, in 30 secondi hai sentito Paci, perché poi chiudiamo e andiamo in Serie D, apriremo con Basso Girardi, Giulianova. Hai sentito Paci, che sensazione hai avuto? Mi fa piacere che l'abbia vista come il sottoscritto, perché il senso, poi il discorso che avevo fatto era proprio quello, cioè per come ho visto la Juve Stabia era un'opportunità per il Teramo, e per come ho visto i primi minuti del Teramo, l'approccio del Teramo, erano molto promettenti. Poi ripeto, quasi inspiegabilmente il Teramo si è un po' ritratto. Comunque l'aspetto positivo, come diceva Ania, è comunque il pareggio, che impedisce il sorpasso e fa mantenere lo sconto diretto a favore del Teramo, che era andata, aveva vinto 1-0, e visto l'equilibrio che regna in quella parte di classifica dove ci sono distacchi minimi, non vorrei, o in questo caso potrei anche volerlo, che se ci arrivo a pari punti con più squadre, ecco, il Teramo ad esempio ha il vantaggio dello sconto diretto contro la Juve Stabia, ha il vantaggio dello sconto diretto contro il Palermo. Sono tutte squadre che stanno lì uno o due punti dietro, e quindi insomma anche col Catania sono tre punti da recuperare. All'andata il Teramo ha vinto, potrebbe essere importante anche non perdere a Catania quando ci sarà a breve la partita, certo, per avere lo sconto diretto. Sono anche delle valutazioni che vanno fatte, però sì, è importante che Paci abbia si ritrovato da un punto di vista della sua squadra, ma che sia cosciente, lo ha affermato, che comunque c'è modo di fare meglio, anche perché la vittoria continua a mancare. Assolutamente sì. Per rispondere all'amico da casa, no, Tomé non è più con la Juve Stabia, ma da un po' di tempo, dal mercato invernale, perché è andato a Ravenna, quindi non è più con la Juve Stabia. Io ringrazio Ania, ciao Ania, ci vediamo martedì. Ciao a voi, buona serata. Ci vediamo martedì per un'ora insieme con Proteramo. Noi andiamo in Serie D, cominciando da Vasto Girardi Giulianova, che è l'unico non pareggio della giornata. Vediamo insieme il servizio. Torna al successo il Vasto Girardi, che al Ditella supera 3-1 in rimonta il Real Giulianova. Alla formazione di Bitetto non riesce l'impresa di tornare in Abruzzo con i punti in tasca. I gialloblu al Tomolisani riprendono quota in classifica e guardano la sfida di mercoledì contro il Porto Sant'Elpidio con grande serenità. A dirigere il confronto è il signor Moretti della sezione di Como. Partono forte gli ospiti, con Paudice che salta il diretto controllore e conclude verso la porta. Guerra è attento e devia la conclusione del 10 ospite. I giallorossi sono ordinati e passano in vantaggio al decimo. Cesario è il più lesto di tutti ad approfittare di una palla vagante in area di rigore e con un tocco preciso supera Guerra. Match in salita per il Vasto Girardi, che non si scompone. È Capitan Ruggeri a suonare la carica. La sua incornata si spegne fuori di un soffio. È il preludio al gol del pareggio, che arriva al minuto 21, quando Salatino prende la mira, aziona il grilletto e spedisce la sfera all'angolino basso, dove Amadio non può proprio arrivare. Vasto Girardi 1, Giulianova 1. Incassato il colpo, il Real prova a reagire. Paudice va via a destra e mette al centro un pallone velenoso. La difesa di casa si salva. Prima del riposo, ancora Vasto Girardi sul pezzo, con il portiere ospite Amadio che smanaccia un pallone proveniente dalla destra, anticipando Gentile che era pronto ad intervenire. Con il montaggio di Loreto Cerasuolo siamo nella ripresa. Ed è un Vasto Girardi diverso rispetto a quello di inizio gara. La formazione di Prosperi parte con il turbo innestato. Al secondo Mele va in pressione su Tipaldi, gli ruba la sfera e da distanza siderale beffa Amadio con un pallonetto di rara bellezza e precisione.
Nella circostanza il portiere giallorosso è colpevolmente fuori dai pali. Vasto Girardi 2, Giulianova 1. Messa la freccia, la formazione di casa è brava ad amministrare. Gli ospiti fanno fatica a trovare il bandolo della matassa e si vedono solo al 28esimo con una conclusione di Massetti dalla distanza. Guerra si distende e devia in corner. Due minuti dopo arriva il triste dei padroni di casa. È il neo entrato Minchillo sotto misura a depositare il pallone in fondo al sacco. Match praticamente chiuso con il Giulianova che prova a rendere meno amaro il pomeriggio del Ditella. Prima con Caso, conclusione lontano dalla porta di Guerra e poi in pieno recupero con Barlafante, sul quale l'estremo difensore altomolisano chiude prontamente. Il Vasto Girardi vince e riprende la corsa verso la zona nobile della classifica. Oh, tra poco sentiremo le interviste. Intanto do la buona serata a Stefano Recanati. Ciao Stefano. Buonasera a voi. Ciao. Oh, abbiamo visto, poi le commentiamo magari anche con Andrea, perché sentiremo anche le interviste. Questa che cos'è? Un'occasione un po', anche in questo caso, un po' sciupata per il Giulianova, nel senso che sei in vantaggio, poi vabbè, il gol del pareggio, però poi prendere quel gol, l'hai visto? Quel pallonetto da 40 metri? Vorrei vederlo anche bene, però ripeto, cioè, quello che ho detto anche altre volte, Vasto Girardi è una squadra che non è costruita per vincere, però è una buona squadra, sicuramente non è facile andare a giocare a 1200 metri di altitudine, quindi sarà veramente difficile. Il Giulianova ha perso un'occasione, magari anche per portare a casa un pareggio, che in questi momenti il pareggio è prezioso come il pane quando ti trovi in quelle posizioni di classifica, soprattutto quando si gioca a spizzichi e bocconi, come si dice, no? Per questo Covid, sì, che fa saltare le partite. Però purtroppo non è stato così per il Giulianova, ma che comunque, l'ho detto anche dopo la partita contro il Castelnuovo, è una squadra viva, è una squadra viva comunque. Sì, sì, questo sì. Martiniello, 10 kg. Ah, vabbè, sì, si riferisce alla partita di ieri della Vastese. Molti, insomma, se la sono presa con quelle occasioni sciupate. Non lo so se sono sciupate poi alla fine di Martiniello. Comunque, restiamo in tema Giulianova. Dà la sensazione di essere viva, però, Stefano, se guardiamo la classifica, più o meno rimane sempre quella, qualche squillo c'è, però probabilmente servirebbe un po' più di continuità, non lo so. Sì, perché sono 8, quasi 9 punti di ritardo poi dal Matese. Sì, bisogna fare il risultato, però ripeto, cioè quando tu hai bisogno di risultato ma non c'è gioco, allora bisogna iniziarsi a preoccupare, ma quando non fai risultato ma un gioco lo fai e vai anche al gol, puoi sperare ancora, perché comunque il campionato è lungo e ci saranno tante incognite quest'anno. Andrea, qui ci dicono che un tifoso del Giulianova dice: sono stupito che mister Bidetto, con tutta l'esperienza che ha, non riesca a leggere la partita. Questo è il gol a cui facevo riferimento prima. Lo commentiamo dopo, soprattutto perché in porta insomma c'è Remo Amadio, che di esperienza ne ha, ma anche te hai la sensazione che Bitetto come non riesca, no, a leggere la partita? Io invece ieri l'ho detto nel servizio e l'avrei detto, poi non c'è stata opportunità la scorsa settimana, anche dopo il 5-1 di Castelnuovo, a me sembra che Bitetto abbia inquadrato bene la situazione e abbia ben chiaro come il Giulianova deve giocare. Poi però è chiaro che questa squadra ha avuto tanti infortuni in questa stagione, anche nelle ultime partite, tra squalifiche e altre problematiche, Bidetto fa fatica a schierare la stessa formazione. Oggi ad esempio l'ultimo momento è mancato De Cerchio, che è il giocatore di maggiore qualità a centrocampo. Nella partita di Castelnuovo erano assenti Caso e Danna, che sono due dei giocatori di maggiore esperienza, però Bidetto ormai ha identificato questa squadra con il 3-5-2 e va avanti con questo sistema. Oggi ha debuttato con gol Cesario dopo l'infortunio di Padovani Selin, quindi le problematiche sono sempre tante. Io ritengo che Bidetto abbia inquadrato il sistema di gioco e abbia inquadrato anche quelli che sono i giocatori che servivano. Ha preso due quinti che giocano ora con una certa continuità, che sono Tipaldi e Tedone. Lì in mezzo alla difesa
più o meno insomma sono quelli. Ricordiamo che manca Ranellucci, che è un giocatore importante, ricordiamo che oggi c'era un'altra assenza in difesa, era rientrato Caso. Ripeto, il problema principale che secondo me ha ora il Giulianova è ritrovare tutta la squadra e consentire a Bitetto di schierare una formazione base che sia sempre quella. E ritengo che però lui abbia inquadrato il sistema di gioco, visto che all'inizio della stagione, anche nell'era del Grosso, anche lì, forse per i tanti cambiamenti di rosa, i tanti infortuni, si faceva fatica. Ora mi pare che lui abbia scelto e si va avanti su questa strada. Due partite fa, ad esempio, il Giulianova ha vinto la partita a Montegiorgio, è stata una vittoria importante. Ha inserito un giocatore di passo come Massetti, lì in mezzo al campo. Ripeto, c'è Danna ora, c'è De Cerchio, questo è il centrocampo titolare. Lì davanti, finché mancherà Padovani Selin, sarà Cesario a dover fare i gol, accompagnato da Paudice o da Barlafante. Oggi il primo tempo è stato molto positivo, lo abbiamo visto dalle immagini, e ho chiesto anche conferma al collega di Telemonese Sagliola, che ha seguito la partita, e oggi Giulianova è stata una discreta impressione nel primo tempo. Poi Vasto Girardi, che veniva da una sconfitta casalinga e che è una squadra forte in questo girone, ha fatto venire fuori la sua caratura e alla fine l'ha vinta. Giulianova però si deve svegliare, questo è poco ma sicuro. Andrea, qui questo è un messaggio che segue uno precedente, che ci scrivono: ma perché non giocano i giocatori giugliesi? Ora, io credo, conoscendo Leonardo Bitetto da quando... insomma, l'ho conosciuto la prima volta, il Giulianova faceva la serie C1, insomma, quindi allenatore super esperto e soprattutto che sa quello che vuole e non si fa condizionare da niente, da nessuno. Io credo che non ci sia una scelta di tipo geografico, non ci posso credere, probabilmente, anche se molti poi vedono Barlafante che ha dei numeri pazzeschi e ma dicono, anche lui è stato gioca... spesso assente. Il problema è che lui non ha una condizione fisica ottimale, perché anche lui ha saltato diverse partite e penso che la scelta poi dipenda anche da questo fattore. Se dai delle garanzie dal punto di vista fisico magari puoi giocare dall'inizio, altrimenti fai più fatica. Però a questi livelli io mi rendo conto che Giulianova si tenga molto ai prodotti locali, certo, perché c'è una tradizione importante, però ora è ancora più importante salvare la categoria. E penso che Bitetto, quando fa le scelte, non le fa in base alla carta d'identità, ma le faccia in base alle qualità. Sicuramente i giocatori citati hanno qualità, Barlafante in primis, e ritengo che quando Barlafante sarà in grado di fornire certe prestazioni dal primo minuto, giocherà con costanza. Anche se, chiudo il ragionamento, Barlafante mi sembra un giocatore più da 4-3 o da tridente d'attacco. In questo caso il Giulianova ha scelto, Bitetto ha scelto il 3-5-2, quindi probabilmente serve una seconda punta più seconda punta rispetto a quanto lo sia Barlafante. Magari se questo modulo dovesse essere minimamente ritoccato e passare a un 3-5-2, a un 3-4-3, già in quel sistema di gioco uno come Barlafante ci sta meglio. Io penso, ecco, prima avevo messo l'altra assenza in difesa, Demoleon, assenza importante anche quella. Io penso che Giulianova ha dei centrali molto forti, Caso, Demoleon, Ranellucci, Ferrini, e penso che difficilmente Bitetto derogherà da questo sistema quei tre centrali. No, quindi... dico 3-4-3, sempre la difesa a 3. Sì, però per il tipo di centrocampo che ha con Danna, Massetti e De Cerchio, lui ha trovato questa giusta chimica, perché cioè, l'esperienza di Danna, il passo, giocatore di quantità come Massetti e un giocatore di qualità come De Cerchio. Ripeto, è molto difficile che lui possa derogare da questo sistema di gioco. Vero è che però il Giulianova deve iniziare a fare punti, perché va bene che ha dietro due squadre ridotte malissimo, però se c'è un eccessivo distacco, poi il play-out, se anche hai la posizione, non lo giochi per il distacco. In questo momento il distacco è eccessivo, sono 10 punti, ci sono partite da recuperare, ma un po' per tutti, quindi in questo momento se finisse il campionato il Giulianova non farebbe il play-out, pur essendo al terzultimo posto. Dunque il Giulianova deve iniziare a fare punti, deve iniziare a trottare, soprattutto in casa. Ecco perché dicevo, magari quando servirà, perché non quando servirà, serve sempre vincere, però magari nelle partite in casa
può esserci anche una minima trasformazione, vero Stefano? Poi sentiamo le interviste, soprattutto Bitetto. Una squadra più offensiva, perché devi vincerle le gare, soprattutto in casa, se ti vuoi salvare, soprattutto se a questo punto sei in quella posizione di classifica. Eh sì, serve, si può usare con un modulo più offensivo, però ecco, come diceva Andrea, se Bitetto ha inquadrato la squadra con questo modulo, difficilmente cambierà. Poi in casa sicuramente può pesare anche l'assenza del pubblico al Fadini, perché sicuramente lo peserà in uno stadio dove il pubblico è attaccato, però adesso si gioca ormai da quasi un anno in queste condizioni, quindi bisogna inventarsi qualcosa per vincere. Eh sì. Oh, ci ascoltiamo l'intervista a Leonardo Bitetto dopo la sconfitta di Vasto Gerardi. Mister Bitetto, per il Giulianova è una sconfitta al Ditella dopo una buona partenza. Qual è il maggiore rammarico per la gara in Alto Molise? No, l'unico rammarico è che, come è successo anche in passato, che a volte per la troppa foga i gol diamo noi l'iniziativa agli avversari nel dover prendere le reti. Che sono gol che possiamo sicuramente evitare, anche perché del resto poi la squadra cerca di giocare, cerca di non far giocare, cerca magari di non far arrivare, come è successo anche oggi in diverse occasioni, togliere l'iniziativa all'avversario, soprattutto nella nostra metà campo, avversari validissimi come quelli del Vasto Girardi. Però dopo c'è sempre quel pizzico di errore che consente agli avversari. Per quanto riguarda la corsa salvezza, è sicuramente una dura battaglia, però il Giulianova ha visto all'opera in Molise, soprattutto nella prima frazione, lascia ben sperare. No, vabbè, noi non lasciamo sempre ben sperare, poi purtroppo questo non basta, perché lasciamo ben sperare prima parte, seconda parte, ma poi non quagliamo mai nulla, ed è su questo che purtroppo dobbiamo lavorare con molta insistenza. Poi tra l'altro adesso abbiamo pure 4 partite in successione, da mercoledì, domenica e anche l'altro mercoledì, per cui ci sarà anche poco tempo per poterci allenare, però questi errori si possono cercare di evitare. Ecco, calendario fitto e ravvicinato, questo vi consente di lavorare poco, come le ha detto. Come si fa per affrontare al meglio così tante partite ravvicinate? Beh, si fa, si deve fare, perché chiaramente non ci si può allenare più di tanto, bisognerà di volta in volta preparare la partita successiva, sia in base a quelli che sono gli avversari, e i prossimi sono anche avversari abbastanza temibili, vabbè, che sono quasi tutte le squadre, le vediamo sempre dal basso, per cui sono sempre squadre importanti rispetto a noi, stando alla classifica. Però dobbiamo continuare sempre, non a sperare, a cercare veramente di essere sempre più convinti di poter raggiungere la salvezza. Noi ci proveremo con tutte le nostre forze, non ci arrenderemo mai. Grazie mister. Oh, queste le parole di Leonardo Bitetto, che ha fatto riferimento, Stefano, ai prossimi avversari. La Vastese, mercoledì al Rubens Fadini. Allora torniamo per un attimo, ovviamente non vi rimostriamo il servizio della partita di ieri, perché lo abbiamo già mostrato anche oggi. Però scusami Jacopo. Sì Andrea? Io, prima che cambiate pagina, pensavo rivedessimo il gol di Mele, però vi dico che... Ah, perdonami, sì, no, il gol te l'avevo già chiesto prima, perdonami. Ho chiesto al diretto interessato, effettivamente il gol non era voluto. Quindi insomma è andata bene, è stato un po' fortunato Francesco Mele, cui però facciamo i complimenti, perché dopo le stagioni a Francavilla e a Notaresco quest'anno ha scelto di andare fuori regione a Vasto Girardi, si sta ritagliando uno spazio importante, sta facendo una grande stagione lui, come del resto tutta la squadra. Qui la buona sorte lo ha aiutato, forse visto che la zona è molto ventosa, magari c'è stata anche una folatina, non so, che magari ha spinto la palla e l'ha resa imprendibile per Amadio, che comunque ha commesso un errore. Quindi comunque bravo, bravo Francesco Mele, e insomma Vasto Girardi e Mele stanno facendo davvero un bel campionato.
Oh, dicevamo dei prossimi avversari, Stefano, torniamo un po' alla partita di ieri, perché è una partita in cui, lo possiamo dire, abbiamo assistito a Vastese Rieti, ci siamo un po' annoiati, dai, mettiamola così. Forse una delle partite più brutte quest'anno in Serie D. È vero. Non penso che non, poche emozioni, non ci possano dire nulla. Poche questo. Emozioni. No. Molto tattica, tanti falli, spezzettatissima. Sì. C'è da dire anche che... il Rieti in fase difensiva ha giocato molto bene, alla Vastese probabilmente è mancato un guizzo che aveva anche trovato nel finale di gara con Martini. Diciamo che secondo me è mancato anche il miglior Mamona, dai, perché forse è un ragazzo che ci ha abituato negli ultimi, nelle ultime giornate a qualche guizzo in più, così come Martinez. Sono mancati loro due ieri nella partita contro il... contro il Rieti, che ha impostato la partita molto sulla difensiva, non voleva perdere un punto, sicuramente che sta bene anche a Campolo. Poi peccato per quella traversa, come dicevamo poi ieri a fine partita, magari quella palla rimbalzava su un, non sull'erba e sulla terra, forse. Eccolo qua. Si fermava, non lo sapete, invece ha rimbalzato proprio sulla parte più asciutta e ha preso quel rimbalzo che... Sì, l'ha detto anche da Derry, ha preso l'unica parte asciutta, poi ha avuto anche questo diagonale che era un po' più complicato, però insomma, peccato anche se comunque i risultati positivi diventano 8. Peraltro oggi c'è stata, questa mattina, dopo il pareggio di ieri, c'è stata anche l'inaugurazione del nuovo autobus della Vastese, un altro, eccolo qua, un altro passaggio, un altro step, dai, per questa società che si sta rinnovando, lo sta facendo molto bene. È chiaro che i risultati sotto questo punto di vista danno una mano, perché aiutano a lavorare ancora più serenamente, però insomma, ecco, molto bello, ed è insomma una cosa che aiuterà ad essere la Vastese ad andare ancora più in alto, ce l'auguriamo. Peraltro, da mercoledì, Andrea, ci scrivono, e chiedo veni, allora alzo le mani, che si giocherà al Castrum perché il Fadini ha il terreno disastrato. Questo può essere un vantaggio o uno svantaggio? Intanto hanno accolto la nostra istanza, perché se ti ricordi sì, è vero, io dissi insomma qualche tempo fa, non saprei sinceramente, tenuto conto che la Vastese gioca in un campo e si allena in un campo in erba, mentre il Giulianova gioca al Fadini ma si allena al Castrum, potrebbe essere un vantaggio per il Giulianova, perché lì è un sintetico, il campo non è molto grande, quindi il Giulianova dovrebbe essere più abituato a giocare su quel campo. Poi, voglio dire, qualche anno fa il Giulianova pure ha giocato al Castrum, ci ha giocato per un periodo, mi pare anche il San Nicolò, vado a memoria. Insomma, poi non è che si vincano automaticamente le partite, però magari di primo acchitto ti direi che Giulianova, allenandosi lì, essendo abituato al Castrum, possa avere un piccolo vantaggio. Oh, ci andiamo a vedere adesso la tua partita, Stefano, 2-2 tra Castelnuovo e Fiuggi. Ci andiamo a vedere il servizio della partita. Finisce 2-2 tra Castelnuovo e Fiuggi in un incontro giocato a viso aperto da ambedue le formazioni, che non si sono risparmiate per portare a casa la vittoria. A fin dei conti un risultato giusto che a fine gara soddisfa i due allenatori. Tre padroni di casa assente Fagioli al suo posto Sbarbati, così in panchina si accomoda Foglia per far spazio all'Under Olivi. Per il resto confermata la formazione che ha battuto il Giulianova 7 giorni fa. Novità per i laziali con mister Incorciati, che ridisegna la formazione passando ad un 4-3-1-2 con Basilico alle spalle della coppia Gaetano e tornatore dirige Matteo Campagni di Firenze. Pronti via, la gara prende subito i binari giusti per gli abruzzesi. Massimo Loviso è abile a procurarsi un calcio di punizione dal limite dell'area, poi è magistrale l'esecuzione dello stesso numero 5 che batte Novi sul palo lungo per il nono centro del centrocampista. Un minuto dopo i neroverdi recriminano per un fallo di mano di Morconi in area di rigore, ma Campagni dice di no. Ma il vantaggio locale dura 7 minuti quando una conclusione dalla distanza di Basilico viene respinta da Natale. La difesa nero-verde un po' in ritardo, così il più veloce di tutti ad arrivare sulla sfera è Gaetani, che ristabilisce la parità. La rapidità degli avanti di Guido Di Fabio mette in seria difficoltà il Fiuggi, che rischia di tornare sotto nel punteggio al 12° quando Emili dall'interno dell'area di rigore colpisce solo il palo interno. Preme il Castelnuovo, che dalla bandierina prova a sorprendere il rosso-blu con uno schema di Loviso che chiama la conclusione dalla distanza di Egidio, ma nel tiro tanta
tanta potenza ma poca precisione. A metà della prima frazione ancora Castelnuovo a provarci, ma il colpo di testa di Casimirri sul primo palo non trova la porta per questione di centimetri. La coppia del Duca Morconi soffre la rapidità degli avanti teramani che al 22esimo vanno via sulla sinistra con Emili che serve un cioccolatino a Sbarbati al centro dell'area di rigore, ma lo stesso numero 9 al volo mette incredibilmente fuori. Sul finale di tempo opportunità ancora per il Castelnuovo, ma Di Ruocco a botta sicura deve fare i conti con Proia che alla disperata salva i suoi in angolo. La seconda frazione approcciata in maniera diversa dal Fiuggi e lo si nota già all'ottavo minuto quando Proia dal limite approfitta della corta respinta di Terrenzio, ma la conclusione finisce sul fondo. Al quarto d'ora però il Castelnuovo torna avanti, grave infortunio di Novi che si lascia scappare la sfera sul quale si avventa D'Egidio che viene atterrato, rigore sacrosanto che trasforma il solito Massimo Loviso che raggiunge la doppia cifra. Al 25esimo Loviso ha anche l'opportunità di portarsi a casa il pallone, ma sulla punizione calciata da 25 metri questa volta è bravo Novi a sventare con la punta delle dita in angolo. Alla mezz'ora il pareggio degli ospiti, il direttore di gara ravvisa in area di rigore un fallo di Olivi su Forgione dagli 11 metri, in sacca Proia per il pareggio dei Fiuggini. Il Castelnuovo accusa il colpo ma ha un'occasione potenziale prima del 40esimo con Di Ruocco, ma il suo tiro cross per poco non beffa Novi che si allunga e mette fuori. Nel recupero è Michele Foglia per il Fiuggi a provarci, ma la sua conclusione mancina dopo l'incursione dalla destra è troppo centrale. Con questo pareggio il Castelnuovo non riesce a mantenere la vetta della classifica, scavalcato dal campo basso e mercoledì nel turno infrasettimanale, primo stop forzato causa Covid della stagione, mentre il Fiuggi ospiterà il Matese. Mister Di Fabio, a fine gara l'abbiamo vista passeggiare un po' all'interno del rettangolo verde, stava ripensando amaramente a quell'occasione regalata sul fallo da rigore? No, l'occasione non l'abbiamo regalata perché i ragazzi mi dicono che non è successo niente in aria, però è andata così, l'arbitro ha visto così e c'è da accettare tutto. Poi passeggiavo in campo perché San Severino aveva perso il GPS, quindi sono andato a ritrovarlo, non ero assolutamente pensieroso. Ecco, che partita ha visto? Una partita, un 2-2, alla fine possiamo dire anche corretto tra due squadre che hanno giocato a viso aperto. Forse abbiamo assistito anche a una delle partite più belle finora in questo campionato. Sì, sì, indubbiamente è stata una bella partita, mi sono divertito anch'io perché il Fiuggi è una buona squadra, lo sapevamo, è una squadra che prova sempre a giocare a calcio da dietro e questo naturalmente permette, no, di, in caso di qualche errore di passaggio, delle ripartenze importanti. Forse l'unica pecca è stata questa da parte nostra, che tutte le occasioni che abbiamo avuto per ripartire, per andare a fargli male, magari siamo stati poco lucidi nell'ultimo passaggio, poco lucidi nella conclusione, però abbiamo avuto le nostre occasioni per vincere la partita, sono stati bravi loro a crederci fino alla fine, il risultato è anche giusto, però niente, quello che rimane è un'altra grande e bella prestazione della mia squadra e sono contento di questo perché vi ho già detto che il girone di ritorno è un altro campionato, le squadre ti conoscono meglio e quindi non ti lasciano nulla al caso, però noi continuiamo per la nostra strada e devo fare i complimenti anche oggi ai miei ragazzi. Noi in questo campionato ancora regaliamo molto agli avversari, questo è chiaramente riconducibile un po' all'immaturità delle letture che noi stiamo cercando di migliorare. Abbiamo un parco giocatori che ci consente di lavorare con dei criteri e quindi siamo, diciamo, contenti anche così, perché io sono soddisfatto di una squadra che è venuta, diciamo, nella prima della classe, imponendo il gioco e non avendo timore di nulla, dimostrando di essere anche su un binario buono di interpretazione di questo gioco, quindi è quello che mi soddisfa. Il risultato certamente non va bene neanche a noi, oltre che a Castel Bomanno. Io non sono soddisfatto perché abbiamo regalato due gol che potevamo evitare, mentre i nostri li abbiamo fatti. Stiamo lavorando e producendo quello che secondo me è importante produrre in questa categoria. Non abbiamo ambizione di vincere il campionato, io personalmente no. Certamente ci stiamo strutturando per fare un qualcosa di più importante. Oh,
queste le parole di Fabio e di Incocciati, due tecnici. Diamo il benvenuto al terzo della serata, no scherzo, a Marco Pomante. Ciao mister, ben rivisto. Ciao, buonasera a tutti. Sai che mi fa un certo effetto chiamarti mister, però proverò ad abituarmici. Che con il Castelnuovo avrebbe dovuto giocare mercoledì, non sarà così. Poi tra poco veniamo da te per chiederti un po' come state vivendo, perché insomma adesso i recuperi per il Pineto sono tanti. Stefano, innanzitutto ci fai vedere gli episodi, sì, da Moviola, un rigore su cui protesta il Castelnuovo non dato, uno su cui il Castelnuovo protesta perché viene assegnato al Fiuggi, dato. Li vediamo e chiedo anche l'ausilio di Andrea per una valutazione. Eccolo qua. Questo è quello non dato, subito dopo il gol, un minuto dopo il gol del vantaggio, braccia larga. Andrea. Beh, è un rigore che si può dare. A me non piacciono questi rigori perché quando una squadra non trae un reale vantaggio, qui non c'è nessun giocatore del Castelnuovo che la può giocare, è un pasticcio tra difensori, molto casuale, però effettivamente il tocco con il braccio c'è, il braccio è staccato, quindi è un rigore che si può tranquillamente dare. Eh sì, perché poi dietro arriva Sbarbati, se sì, lui non c'era non lo so chi arriva prima tra Sbarbati e Del Duca. No, vabbè, la palla andava verso Del Duca. Io su questo non lo so, mi taglierei io personalmente, però giudizio personale, sul fatto se potesse arrivare più o meno un giocatore del Castelnuovo, sul fatto che c'è un momento in cui oggettivamente il braccio è staccato dal corpo ed è largo. L'altro episodio... Sì, è il fallo con cui poi il calcio di rigore ha pareggiato calcio di rigore con cui pareggia il Castelnuovo, il Fiuggi. Da un'azione d'angolo. Fallo di Olivi su Cifarelli. Non so se Olivi o Terenzio, comunque c'è questo... Ok, lo vediamo perché si capisce o non si capisce. Comunque questo fallo su cui poi hanno protestato in tanti dei giocatori del Castelnuovo, pare forse una trattenuta sulla maglia, perché poi il direttore di gara ha fischiato prima che alle spalle sbucasse un giocatore atterrato, quindi ha fischiato immediatamente, quindi il fallo dovrebbe essere quello. Comunque il direttore di gara ha fischiato, ha dato calcio di rigore, hanno pareggiato, ma comunque è stata una bella partita, pareggio come abbiamo detto ampiamente meritato. Ti chiedo che Castelnuovo avrebbe trovato il Pineto mercoledì, quindi, perché poi mi dai l'assist per che Castelnuovo che se vediamo le classifiche divise tra partite in casa e partite in trasferta, è la squadra che ha vinto di più, che ha fatto più punti in trasferta, perché forse gioca anche con meno responsabilità, soffre di meno il comunale, non lo so, però in trasferta sta facendo bene. Certo. All'andata il Pineto aveva battuto. Vinto a Castelnuovo, sì. Il Castelnuovo sicuramente c'era questa voglia anche di rivalsa, no? In un derby per il Castelnuovo, sarebbe stata una bella partita sicuramente. Oh. E allora sarebbe stata una bella partita che non si giocherà mercoledì, cioè si giocherà non mercoledì. Allora chiedo a Marco Pomante, non riesci ad esordire su questa panchina, rinviata con il Campobasso, rinviata con il Castelnuovo, noi siamo in attesa dell'esordio sulla panchina, però tanti, la neve prima, il Covid ora, insomma come la stai vivendo questo periodo? Vabbè, è normale che non è un periodo fortunato, ma soprattutto non solo per me, ma soprattutto per la squadra, perché la squadra e i giocatori hanno voglia di riscattarsi, di dimostrare il loro valore. È normale che in questo momento la preoccupazione principale, secondo me, non sono le partite da fare o da non fare, ma soprattutto per noi, sai, quando riscontri delle positività del coronavirus in gruppo, sai, mentalmente sei più preoccupato alla salute che alle partite, dai, dico la sincera verità. Non è un periodo facile perché, sai, in settimana sono state riscontrate 5 positività e, sai, i ragazzi fortunatamente stanno bene. E questo però, è importante. Però, sai... Non è facile, dispiace che è capitata proprio a me, perché sai, come è tutto prima, io ho una voglia matta di esordire, però
La situazione è questa, dobbiamo essere bravi adesso in questo momento, io e il mio staff, a lavorare sulla testa dei ragazzi, sull'aspetto fisico, perché giustamente non giocando la condizione si va un po' a perdere, però io ho uno staff valido che mi può dare una grossa mano e quindi ci faremo trovare pronti, spero il prima possibile, dipende dai ragazzi, dalla positività, dai, io spero di, è normale che penso che per questa settimana, sai, la partita col Castelnuovo di mercoledì e quella di domenica a Basto Girardi penso non si dovrebbe giocare, però ci stiamo facendo un pensierino sinceramente anche per la Vastese, dai, se la situazione non peggiora la nostra volontà è quella di giocare, anche se abbiamo dei positivi squadra, però sai, già ad oggi dobbiamo recuperare 5 partite. Ecco, quella sarebbe stata la mia seconda domanda, perché adesso cominciano a diventare tante, ma non perché il Pineto le giocherà come tutte. Il problema è che poi arriverà un momento in cui il Pineto dovrà giocare domenica, mercoledì, domenica, mercoledì, domenica, mercoledì, domenica, mercoledì. Non è facile, non è, infatti proprio per quello, noi stiamo pensando anche a quello. È normale che ci aspettiamo che tutti i ragazzi tornano negativi e se ne passa un mese. E quindi andremo a saltare dalle 4 alle 5 partite oltre a quelle che dovremmo rifare. Sai, ripartire il campionato con 9 partite sul groppone da recuperare non è facile, come hai detto tu, poi arrivi a un certo punto che dovresti giocare domenica, mercoledì, è vero che io c'ho una rosa ampia, però sai, a livello mentale, a livello fisico ti logora, diciamo. Certo. Oh, Andrea, sì. Dicevamo, siamo curiosi dell'esordio di Marco Pomante in panchina. Il problema è che c'è stato. Innanzitutto chiedo a Marco Pomante se quando ripeterete il ciclo di tamponi anche ai ragazzi che sono risultati positivi. Guarda, noi fortunatamente abbiamo una società che da questo punto di vista è top. Noi quando abbiamo riscontrato la positività facciamo un tampone ogni 2 giorni. Domani faremo il tampone, quello lì dell'ASL, tutti quanti a Roseto, tutto il gruppo squadra, che saremo una quarantina, cinquantina di persone. E speriamo che da lì non risulti, non ci sono altri positivi, e quindi poi pian piano, sai, si va un po' più a tranquillizzare la cosa, dai. Andrea, insomma, noi siamo in attesa di questo esordio, speriamo, ci ha detto Marco, ovviamente lo ricordiamo, la tra virgolette, insomma, fortuna che il presidente Brocco è proprio nell'ambito sanitario, quindi almeno questo può aiutarli, certo, a tenere sotto controllo meglio la situazione. Andrea, sotto questo punto di vista però poi recuperare tanto diventa un problema. Sì, intanto saluto Marco, poi gli chiedo subito se è preoccupato, cioè, è chiaro che c'è l'entusiasmo per la nuova avventura, però è una grandissima responsabilità vista la classifica e visto anche questo fatto che Pineto avrà tante partite da recuperare, e nel vedere quanto faticano le squadre che stanno recuperando tante partite, mi viene in mente la Recanatese, perché poi si sta fermi, quando si riprende a giocare ci sono tante partite, quindi se questo ti preoccupa a fronte dell'entusiasmo che porti, Marco. Ma la preoccupazione più che altro, l'ho detto prima, è più dobbiamo essere bravi io e il mio staff a lavorare sull'aspetto mentale, ma soprattutto sull'aspetto fisico, dobbiamo essere bravi, io ho la fortuna di avere una rosa ampia, formata da ottimi giocatori, e lì in quel momento, quando capiterà, perché sicuramente se dovessimo giocare fra 2 settimane con la Vastese, ma noi recuperi, lì inizieremo a giocare secondo me fra un mese, perché dobbiamo aspettare che prima l'Agnonese recuperi tutte le partite, il Monte Giorgio, noi siamo le ultime che dovrebbero affrontare loro, capito? Quindi secondo me noi da metà marzo a fine aprile sarà un mese e mezzo dove penso giocheremo 3 partite alla settimana, e lì dovrò essere bravo io, come ho detto prima, insieme al mio staff a cercare di far ruotare al meglio i giocatori, perché come detto tu prima, se fai giocare sempre gli stessi, sai, alla lunga paghi, dobbiamo essere bravi a capire bene la situazione, non è facile, però
Quest'anno è così, ci sono capitate altre squadre prima di noi, adesso è capitata a noi, dobbiamo guardare avanti, non ci dobbiamo far abbattere, è questo, così, e speriamo Marco, prima di tutto. Sì. La cosa positiva, se mi permetti, è che probabilmente non aver debuttato con Pineto e Notaresco è forse meglio, nel senso che quando arriverai a giocare quelle partite con la tua squadra avrai potuto mettere mano alla stessa squadra e sarà una squadra più pronta, perché ora Pineto si sta anche un po' trasformando come rosa, giocatori andati via, diversi giocatori arrivati, ricordiamo in settimana Galeano e Baldinini hanno firmato, prima ancora era arrivato Fioretti, Bertolo, sì, Fioretti, Bertolo, quindi insomma Mbubà. Probabilmente non sarebbe stata una squadra pronta forse da un punto di vista della cosidetta amalgama, no? Essendo due partite vista, molto difficili. Sì, da quel punto di vista è una cosa positiva. Dai, diciamo che stiamo facendo un mezzo ritiro, parliamoci chiaro, un ritiro estivo. Però dal punto di vista mentale, Andrea, non è facile, perché in questa situazione, sai, non è facile tranquillizzare i ragazzi, perché giustamente io, ma come tutti i ragazzi, abbiamo delle famiglie. E in questa situazione, sai, il campo passa in secondo piano. Infatti noi non vediamo l'ora di fare i tamponi domani per vedere sinceramente com'è la situazione, e poi giustamente, come hai detto tu, dobbiamo essere bravi a lavorare bene in queste settimane, a prepararci al meglio e partire alla grande, perché la classifica, è vero che dobbiamo recuperare tante partite, però la classifica non è bella. Io ragazzi gli dico sempre, non sono un allenatore che dice non guardate la classifica, io invece dico guardatela la classifica, perché secondo me una squadra come il Pineto non può stare. Deve fare posizione. Male. È vero. Qua, è la classifica. Io la penso così. Io la classifica la guardo. Non sono di quelli che dici no, non la sto guardando. Io la classifica la guardo. E i ragazzi la devono vedere anche loro e devono capire che è vero che abbiamo delle partite da recuperare, ma quelle partite bisogna vincerle. Assolutamente. Quello. Marco, l'ultima e poi ti lasciamo andare, ringraziandoti per la disponibilità. Magari ti lasciamo con un sorriso. Qualche giorno fa, il giorno della tua presentazione, ti ho chiesto, hai già scelto il modulo? Mi hai detto, ancora non ci ho pensato in realtà con che modulo giocherò. Adesso, dopo qualche giorno, ti posso rifare sinceramente la stessa domanda. Sinceramente no, stiamo lavorando su due moduli, dai. Normale, io sono subentrato, quindi non ho la presunzione di stravolgere tutta la rosa, la mentalità della rosa. Mi devo anche adattare ai giocatori che ci sono in rosa. Normale che stiamo lavorando su due moduli e speriamo nel più presto tempo possibile di decidere il modulo da fare, perché sai, anche lavori in un modulo la settimana scorsa, poi in questa settimana ci sono state 7 positività, sai, ti stravolge un po' la situazione. Sai, noi in questi 7 positivi ci abbiamo 5 under. Dobbiamo essere bravi anche poi a far quadrare bene, tra virgolette, la situazione. Certo. Non è facile, è facile, però ti dico che sono tranquillo. Assolutamente. Oh, peraltro è stata, tanto abbiamo un attimo perso il video, ma tra un po' lo riabbiamo. Marco, è stato bellissimo, perché poi mi ha confessato, ho detto ai ragazzi, io ho sempre difeso nella mia vita, adesso voglio attaccare ed è anche giusto che sia così. Io non so se mi sente, in video non lo vedo più, però magari mi sente, lo saluto Marco Pomante, gli faccio davvero l'in bocca al lupo per l'esperienza, ovviamente in bocca al lupo al Pineto e ai ragazzi che sono risultati positivi, sperando che quanto prima questi problemi, che sono poi problemi di tutti, possano essere assolutamente superati e che le squadre abruzzesi e anche le altre non abbiano più di questi problemi. Non so se mi ascolta Marco, lo saluto, grazie Marco Pomante per essere stato con noi, probabilmente è uscito, ma va bene, non è importante. Oh, ragazzi, Stefano, vediamo il prossimo turno, perché arriva subito, di fatto. A parte che Marco ci ha dato anche una notizia, praticamente anche con il Vasto Girardi il Pineto non giocherà. Aprilia Castelfidardo, questo è mercoledì, noi saremo in onda con un Abruzzo del pallone short, però 19:30, 20:30, perché peraltro saltando Pineto Castelnuovo sono due le partite da mostrarvi. Aprilia Castelfidardo, Atletico Porto Sant'Elpidio, Vasto Girardi, Fiuggi Matese, Giulianova Vastese, dunque scontro tutto abruzzese. Al Castrum, quindi da quello che abbiamo capito, e non al Fadini, Monte Giorgio Cinzia Albalonga, Olimpia Agnonese Campobasso, Recanatese Tolentino, Rieti Notaresco,
e Pinedo Castelnuovo rinviata. Nella nostra enorme fantasia, caro Stefano, ti mandiamo di nuovo nel Lazio. Dopo Genzano. Infatti ieri volevo tornare con l'autobus del Rieti da Esatto. Basso, però oggi sono andato a Castelnuovo e quindi non l'ho potuto non fare. Hai potuto fare. Devo dire questa cosa, Andrea, che non la però sa. Le previsioni dicono sole, però quindi l'ombrellone lo lascio perché questa volta devo ripararmi dal sole. Devi ripararti dal sole. La diciamo, ieri al termine della partita tra Vastese e Rieti ha detto: ma visto che devo andare mercoledì a Rieti, quasi quasi salgo con loro. Volevo tornare con loro e il resto direttamente lì. Ma oggi devi fare il Castelnuovo. Che partita ti aspetti? Ad Andrea chiedo che partita si aspetta tra Giuliano e Vastese. Rieti Notaresco. Una bella partita, bella partita, perché poi in casa il Rieti cerca sempre di fare il risultato, a differenza di quando visto a Vasto, perché l'ho visto contro il Castelnuovo, una squadra che gioca bene, ha perso dei giocatori importanti, Notaresco che ambisce al primo posto, andrà lì per fare la partita e vincere, quindi sarà una bella sfida. Andrea, Giuliano Vastese invece? Intanto, peraltro, io non sapendo che si giocava al Castrum, ieri a D'Addario ho chiesto che emozione sarà rientrare nel Fadini. Lui ha detto: ho ancora degli amici che sento, e invece non c'entrerà evidentemente. Sì, infatti volevo dire che se si giocherà al Castrum sarà un peccato, perché D'Addario avrebbe meritato di rientrare in quel campo che ha fatto tante volte esultare con una delle migliori, forse la migliore stagione in assoluto del Giulianova, e lui era allenatore. Comunque sarà piacevole per lui tornare a Giulianova a livello di amarcord. Poi mi aspetto una partita dove la Vastese proverà a fare leva sulla leggerezza del momento, sull'entusiasmo, e dall'altra parte mi aspetto un Giulianova che faccia una partita cattiva agonisticamente, una partita fisica per cercare di prendere 3 punti che sono ovviamente fondamentali proprio in quel processo di risalita della graduatoria, ma anche di accorciamento del gap rispetto a chi sta davanti. Assolutamente sì, grazie ragazzi, grazie Stefano, grazie Andrea, ciao a tutti insieme a me. Grazie ovviamente prima ad Ania Cantagalli, che è stata con noi per parlarci del Teramo, che ritroveremo martedì nel corso di Pro Teramo. Fatemi ringraziare anche Maurizio da qui in regia, Karim Finotti, Claudio Di Giacomo, ovviamente tutta la squadra, Loris Bennato ieri che ha curato la parte di Vastese Rieti, Samuele Mucci in redazione, insomma tutta la nostra squadra che oramai conoscete bene, e che intanto l'Avellino 2-0 a Caserta. Al Pinto di Caserta l'Avellino fa la voce grossa. Vedremo come andrà a finire. Noi ci salutiamo, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito, che ci seguite sempre in tantissimi. Siamo davvero lieti di tutto questo. Ci vediamo mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, un'ora sola, per il turno infrasettimanale di campionato, ovviamente con l'Abruzzo del pallone. Buona domenica.